Oggi ci troviamo nella sede dell'Associazione Sofferenti Psichici di Calbogna insieme alla Presidente Maria Orecchioni e al Segretario Giorgio Matteu, un'associazione che da tanti anni si batte per l'assistenza delle persone purtroppo disabili psichiche. Come sta procedendo l'attività dell'Associazione? L'attività sta procedendo bene, però abbiamo bisogno di sostegno, abbiamo bisogno adesso del coronavirus, molti ragazzi ancora non stanno venendo perché comunque i familiari hanno paura di questa situazione, però grazie a Dio la maggior parte stanno venendo. E poi diciamo che siamo contenti di questo vostro servizio perché comunque noi poche volte siamo andati, ci hanno fatto delle interviste così importanti. Speriamo che le cose vadano avanti, poi quando... Col Covid la situazione è peggiorata? Qui da noi no. Noi abbiamo mascherine, come avete visto voi, abbiamo disinfettanti, abbiamo sanificato, abbiamo fatto tutte queste cose facendo in modo di... Noi sostenitori ci siamo tassati per fare tutto questo. Perché sennò non potevamo neanche aprire. Giorgio Matteu, un impegno, una passione, una dedizione che dura da tantissimi anni nel sostegno delle persone sofferenti psichiche. Beh, io devo dire, caro Manolo, che sono nel cielo lontano, 1991. L'associazione è stata costituita il 25 settembre. Noi siamo stati l'apripista su questo settore così delicato e anche doloroso, perché la salute mentale è una malattia, però crea scompensi in seno nella famiglia della persona che ne è colpita. Io ricordo che l'SPDC di Carbogna, gli infermieri erano staccati da Villa Clara. Pensa da quando io sto parlando, da quando esiste questo problema. Devo dire che i vari direttori generali si sono prodigati per portare qualcosa di nuovo in questo territorio, ma la persona che più ha spiccato su tutti è stato dottor Raimondi, perché ha realizzato Carbogna, Fulmini Maggiore e Villario. A lui va il merito di aver recepito la gravità del problema del territorio del Sud. Maria Orecchioni, quindi anche un appello alle istituzioni. Sì, abbiamo bisogno che il Comune quantifichi la nostra situazione qui, perché comunque noi abbiamo bisogno di avere anche un incentivo, perché noi mettiamo tutto di tasca nostra. Quindi un sostegno economico. Un sostegno economico anche per rifarci delle spese che abbiamo avuto fino a questo momento. Ringraziamo il Comune che ci ha dato il locale. Però, un bellissimo locale, peraltro, sì, molto attrezzato. Molto bello, sì, noi ci muoviamo bene, abbiamo un bel giardino, come vedete noi siamo fuori invece di stare dentro, e con i ragazzi facciamo quello che facciamo, ci sono bocce, ci sono tante cose e siamo contenti perché comunque quando ci avevano dato lo sfratto a noi non ci ha aiutato nessuno, purtroppo. Poi piano piano abbiamo vinto questa gara per questo locale e grazie a Dio siamo qui. Un appello quindi forte alle istituzioni, a tutte le persone di buona volontà per sostenere l'attività dell'Associazione Sofferenti Psichici, un'associazione che si batte per sostenere, per aiutare coloro che purtroppo soffrono di una disabilità molto grave.